L'ente locale nei confronti del gioco d'azzardo legale e illegale. L'avviso pubblico ha costituito un gruppo di lavoro sul tema del gioco d'azzardo, coordinato da Torrigiani, che nel proprio comune ha individuato e deliberato un regolamento che abbiamo chiesto di presentarci oggi. Grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti. Unisco ovviamente il mio saluto a quello che ha già portato l'assessore Biondo, che ringrazio. Presidente Gentili, di questa opportunità che questo pomeriggio avete inteso darci. Il gioco d'azzardo, stiamo parlando davvero di una piaga sociale senza limiti. Stiamo parlando della terza industria nazionale per fatturato, che viene solo dopo al fatturato di Eni ed Enel. Stiamo parlando di un mercato pressoché incontrollato, perché le normative nazionali, laddove dovrebbero andare a contrastare e la dipendenza dal gioco d'azzardo, che sta divenendo davvero una piaga per i nostri tessuti sociali, e le infiltrazioni mafiose è pressoché assente. Mi spiego meglio, non occorre che vi ricordi, ovviamente lo sapete sicuramente meglio di me, facendo parte della commissione antimafia, delle mutazioni genetiche che la malavita organizzata sta facendo. La mafia non è più quella che molti ammazzati per strato, se lo è, comunque lo è. In misura molto ridotta rispetto agli anni trascorsi. La mafia è quella che ricordava prima l'assessore Pirone, quella dei colletti bianchi, quella che fa impresa, quella che ricicla queste montagne di soldi che provengono soprattutto dal traffico illecito della droga. Allo stesso tempo è quella che fa usura, quindi riciclaggio e usura, un binomio tremendamente devastante per il nostro tessuto sociale, veramente a tutto ciò che concerne poi il ragionamento sulla corruzione, che già di per sé erode il 4-5% del PIL del nostro paese. I numeri che abbiamo noi, ovviamente il territorio da cui vengo io, sono ridicoli rispetto a quelli di una città come Milano, però io vengo dal comune di Empoli, una cittadina di 50.000 abitanti, nel cuore della Toscana, al centro di un circondario, Empolese Valdelsa, con un bacino di utenza di 200.000 abitanti circa. Nel mio territorio, ogni giorno che trascorre, vengono spesi a gioco d'azzardo 500.000 euro, in una fase devastante per l'economia, per le famiglie, sicuramente sapete meglio di me, vengono spesi ogni giorno a gioco d'azzardo 500.000 euro. Io all'epoca, appena eletto consigliere comunale, presentai una mozione dove sostanzialmente dicevo: abbiamo un problema, noi abbiamo gli operai, abbiamo le persone che vanno ufficio lavorare, prima di andare a lavorare al mattino si fermano al 5 e giocano le macchinette, e questo non è più sostenibile. Presentai questa mozione, cominciarono le controlli, la normativa non era così definita da parte del monopolio di Stato rispetto a come è adesso, però, e cominciò le prime confusioni, sequestri, contravvenzioni e chi più ne ha più ne mette. Poi è stata strutturata la legge che però è un pezzo di Stato che guarda solo ed esclusivamente da una parte e non guarda dall'altra. Sempre parlando di numeri e di percentuali, al mio set, al set della città di Empoli, nel 2011 si sono recate 30 persone in più rispetto a quelle dell'anno precedente. 30 persone in più, dipendenza da giorno. Che succede? Come nelle piccole realtà, le mogli, i mariti salgono le scale e vengono in comune, vengono dal sindaco, vengono all'assessore, dice: mio marito, mia moglie, sta fino a tutti i soldi al giorno. Le mogli non ce n'è, perché anche noi abbiamo subito questa crisi in maniera molto molto acuta e pesante. Facciamo qualcosa. Noi che viviamo i territori, che abbiamo le persone che salgono le scale, non prendono giustamente neanche l'appuntamento, bussano dentro. Cioè, che si fa? Si fa che si prova a fare quello che possiamo fare, e siamo intervenuti appunto con un regolamento. Un regolamento che abbiamo partorito insieme a una collega di Claudio Peron, Marta Dalla Vecchia, assessore al commercio del Comune di Padova, e in quel tempo l'abbiamo, diciamo, lavorato e poi portato l'approvazione insieme, che dice sostanzialmente alcune cose basilari, come potete poi leggere. Dice che le sale da gioco non devono stare
accanto alle scuole, devono stare dove ci sono le chiese, luoghi di culto, ospedali, devono essere proprio una questione su pigliabilità al pian terreno, perché dovevano cominciare a metterli al secondo e al terzo piano, e poi voglio sapere chi è che va a controllarli. Unitamente a questo, sulla base del pacchetto sicurezza che il governo Berlusconi aveva appunto concesso ai sindaci, avevamo fatto un ragionamento in relazione a ciò che il nostro set ci diceva. Ci dicevano, guarda, i ragazzi la mattina, i presidi delle scuole da me chiamati, ci dicevano i ragazzi non vanno a scuola, vanno a giocare alle macchinette. Potere di ordinanza, macchinette spente. Apri di cielo, spalanca di terra. Ci ho avuto la fila di questi concessionari in comune, a Moncora, qui in marzo, molte discussioni. E dico, vabbè, finché la legge ce lo consente, non li facciamo. Quindi un po' di minacce velate, insomma, tutto quello che può succedere quando uno prende una decisione come questa. A questo si unisce un altro ragionamento, che è quello dei monopoli di Stato. Io ricevo una telefonata da un funzionario di monopoli che mi dice: assessore, voi avete il bollino nero per gli incassi. Bene, abbiamo fatto 100. No. Ma insomma, però insomma, vediamo, c'è niente da vedere, si va avanti. Se non che interviene poi la sentenza della Corte Costituzionale, come ben sapete, che inficia i poteri di ordinanza del pacchetto sicurezza, perché non è una legge parlamentare, ma è appunto un decreto del Ministro. Tutto questo ragionamento non si porta dentro ad avviso pubblico e diciamo, invece di essere un singolo comune, facciamo squadra, stiamo insieme. In avviso pubblico ci sono realtà di centro-destra e realtà di centro-sinistra, con gli stessi fini, gli stessi sogni, gli stessi obiettivi, la voglia di stare insieme e di contrastare questo fenomeno insieme ad altri. Il gioco d'azzardo che corrode l'economia. Allora, ogni giocatore, dati nazionali ufficiali, sottrae all'economia reale circa 2.000 euro all'anno. Io fossi un commerciante, qualcosa in contrario vorrei, perché se mi impegno le mie risorse per giocare d'azzardo, ovviamente non compro i vestiti, non vado in pizzeria, non vado in ferie e via dicendo. Silenzio assoluto da questa parte, silenzio assoluto. Dico, facciamo qualcosa, ho organizzato un corso di formazione per gli esercenti, il primo corso di formazione in Italia, dove ci ho provato a mettere anche le guardie di finanza e i monopoli di Stato e non ci sono stati, però la polizia di Stato è venuta, l'azienda sanitaria è venuta e gli esercenti sono venuti e abbiamo parlato del problema. Alla fine, e questa è una cosa che io consiglierei di fare anche al Comune di Milano, perché davvero è proprio ideologica rispetto a questo, alla fine abbiamo fatto realizzare un logo del gioco responsabile ai nostri ragazzi del liceo artistico. Abbiamo preso 4 classi, le abbiamo messe insieme, le abbiamo fatto una lezione la mattina, gli abbiamo detto quello che il gioco è, quello che il gioco è, e gli abbiamo chiesto di realizzare questo logo. Questi esercenti sono venuti, hanno fatto questo corso di formazione, hanno saputo cose che mai avrebbero immaginato, perché poi si parla anche di questo, e alla fine gli è stato rilasciato questo bollino, questa sorta di bollino etico, diciamo così, no? Un primo passettino, quindi io credo nella direzione giusta. Succede che poi intervengono i monopoli di Stato per togliere i poteri ai sindaci. Noi adesso abbiamo, gli amministratori hanno le armi spuntate rispetto a questo. Noi possiamo agire, non so fino a quando, solo ed esclusivamente sulle sale da gioco e non abbiamo margine di intervento sulle sale scommesse. Hanno creato a sommo studio una sorta di filiera corta fra monopoli di Stato, questure e concessionari. Concessionari, tengo a precisarlo, sono 10 in Italia, molto chiacchierati, che hanno la residenza fiscale spesso nei paradisi fiscali. Pochi giorni fa sono state riconcesse, scusatemi il gioco di parole, le concessioni agli stessi, uno di questi è un odore di mafia, è come se nulla fosse che siano state prese le concessioni un'altra volta. Governo. Abbiamo intanto elaborato questo documento di cui avete copia, è un documento di dicembre, dobbiamo portarlo in approvazione all'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico a dicembre, quindi ci sono numeri fino al 2010, il 2011. Il 2011 è chiuso con un fatturato di circa 79 miliardi di euro, cifra che sarebbe stata sufficiente a salvare l'economia di uno Stato come la Grecia. In Italia ce lo siamo giocato.
abbiamo predisposto questo documento chiedendo alcune cose. Abbiamo chiesto il divieto assoluto di attuare ogni qualunque forma di pubblicità, perché è devastante. Se ognuno di noi prova in una giornata a contare le volte in cui viene stimolato a giocare, se non provate a farlo, accendi il PC e arriva qualcuno che ti dice gioca, compri il quotidiano e ti dicono gioca, vai in qualsiasi locale. Abbiamo chiesto, al fine di inibire il gioco minori, perché non c'è nessun controllo, io vi porto l'esempio della Toscana e dell'Umbria, i monopoli di Stato, che è l'ente insieme alle forze dell'ordine, no? Che si dovrebbe occupare di fare i controlli, c'ha 6 ispettori per 2 regioni. Cioè, ditemi voi questi come fanno a fare i controlli in un territorio nazionale dove ci sono oltre 400.000 new slot piazzate nel territorio nazionale. Ora, apro più una parentesi sulle slot. Spesso parliamo solo di queste, non solo questo rimane, eh. È vero che di per sé generano il 50% circa del fatturato, ma non solo questi. Il male peggiore che nei prossimi anni avremo da combattere sarà il gioco d'azzardo online. In Inghilterra ci sono già circa 500.000 donne, è stato fatto uno studio, non è inglese, non mi sfugge il nome, che giocano da casa, aspettano che il marito vada al lavoro e giocano da casa al d'azzardo. Quindi una cosa devastante, una pratica devastante davvero. Abbiamo chiesto che le macchinette si possano accendere solo e esclusivamente attraverso l'utilizzo della tessera magnetica a codice fiscale. Così facendo togliamo almeno ai minori la possibilità di accedervi come succede adesso. Ci sono delle realtà nel paese, soprattutto al sud, che io ho conosciuto e ci ho anche guardato di persona, dove ci sono dei ragazzi che non hanno lavoro, che vengono utilizzati dalle associazioni malavitose per giocare alle macchinette, fanno il turnover per riciclare i denari provenienti dal traffico della droga, dalla prostituzione e quant'altro. Ed è qui che c'è l'interesse malavitoso. Si ricicla denaro con l'offerta legale che lo Stato fa. Abbiamo chiesto, e questa è un'altra piaga davvero, davvero devastante, di destinare una parte dei proventi dei montepremi alla cura della dipendenza da gioco. Nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità alla fine degli anni Ottanta l'abbia dichiarata come malattia manifesta rispetto alla persona, all'uomo, l'Italia ancora non l'ha recepita. I CERT territoriali, le aziende sanitarie regionali, non hanno le risorse e la giusta formazione per la cura di queste persone. Fatto salvo qualche, io vi porto l'esempio della Toscana perché la conosco bene, c'è un assessore sensibile a queste tematiche e ha destinato, mi sembra, per quest'anno 100.000 euro alla cura, ma sono una goccia nel mare, deve diventare una cosa strutturata perché non si può. Quindi abbiamo una parte dello Stato che dice gioca, e una parte dello Stato che poi sono i sindaci, gli amministratori, gli assessori, i consiglieri e la sanità pubblica locale, che non sa come fare a pagare il colpo. Abbiamo realizzato poi questo ragionamento insieme a quello di concedere ai sindaci, e ritorno al ragionamento che facevamo, il potere di ordinanza per spegnere le macchinette, per farle accendere quando è giusto che siano accese, perché la mattina all'otto la gente deve andare a lavorare, deve andare a scuola e non si va a giocare alle macchinette, cosa che adesso purtroppo non è possibile fare. Unitamente a questo, questa io credo sia davvero una buona notizia, lunedì scorso siamo stati contattati nei mesi precedenti dal gruppo del PD in commissione antimafia, parlamentare ovviamente, hanno presentato una proposta di legge che unitamente a questi 5 punti che avviso pubblico ha richiesto, come dire, li hanno implementati di altri, tipo controlli più serrati rispetto alle concessioni che vengono date così, i controlli più segnati per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi di denaro, perché sono somme di valanghe di denaro spesso incontrollate. Unitamente a questo, lunedì scorso, io ho avuto l'onore di esserci, abbiamo presentato una proposta di legge parlamentare. Io spero che, auspico, perché davvero è un problema di tutti e non ha colore politico, perché i governi che si sono succeduti tutti non hanno fatto altro che cercare di trarre profitto. Questo. E neanche poi così furbescamente, mi verrebbe da dire, perché a fronte di un fatturato di 79 miliardi lo Stato ne ha rimasti 9 poco più l'anno scorso, quindi non
non è così neanche remunerativo. Quindi noi abbiamo un problema vero, un problema sociale, e se ci impegniamo tutti insieme dai territori, noi che abbiamo le città, che abbiamo il cuoricente, far sentire la nostra voce, magari attraverso, come abbiamo fatto noi, attraverso l'azione di avviso pubblico che racchiude 200 comuni, 5 regioni e 12 province, probabilmente qualcuno un pochino ci ascolta. Grazie. Thank you.